Siamo a Cortina Incontra con Franco Cerri, un'autentica leggenda del jazz in Italia e non solo. Lei ha suonato con degli altri miti, perché oltre a lei ovviamente. Ci racconta qualche aneddoto divertente? Beh, è divertente, non è sempre facile. Poi nel frattempo sono invecchiato e la memoria non è più... cioè mi è difficile pensare a qualcosa di realmente divertente. C'è stato il grande piacere, la grande fortuna, il privilegio di suonare con dei grandi nomi, con delle persone alle quali si pensava ma mai avrei immaginato di avvicinarle, tipo Billie Holiday, Jerry Mulligan, il Modern Jazz Quartet, Chet Baker, chitarristi importanti come Jim Hall, George Benson, Tal Fallow, Barney Kessel. Una serie, adesso non mi vengono in mente tutti, e ognuno di questi incontri ha toccato qualche momento anche piacevole, simpatico, ridanciano, però adesso non lo saprei ricostruire in questo senso. C'è un artista in particolare a cui si ispira, si è ispirato? Un artista a cui si è ispirato? L'ispirazione non sono la luna, le stelle, è il momento che stiamo vivendo insieme ai colleghi con i quali si suona, con i quali si condivide l'esecuzione di un brano, dove si è alla ricerca sempre di un qualcosa che sia dolce o vivace a seconda di quello che si decide di suonare, no? E lì nascono delle cose, perché il jazz, che ha anche delle tematiche che sono scritte obbligate, poi tutto verte sull'improvvisazione. E lì può succedere di tutto, c'è la serata sì, la serata meno sì, però è lì che viene fuori il suggerimento da parte di uno all'altro o viceversa, l'altro dove può captare l'idea che è venuta improvvisamente a uno dei due e quindi ha captato la cosa, c'è un sorriso, c'è un piacere di aver toccato allo stesso momento la cosa. Un modo per avvicinare il jazz al grande pubblico, lei ci è riuscito, il suo trucco? Non è facile, allora io vorrei ricordare che purtroppo l'Italia è una nazione dove non esiste l'educazione musicale nelle scuole e il pubblico italiano è straordinario, perché malgrado questo, malgrado non abbia mai avuto una guida all'ascolto, viene e si diverte, si lascia condurre, perché appunto c'è l'improvvisazione, perché c'è... qualcosa che arriva loro. Io in generale scelgo di suonare brani famosi che siano più vicini alla sensibilità del pubblico. I brani famosi magari li conoscono, allora li ascoltano con maggior partecipazione. Sono dei tentativi in questo senso. E alla fine del concerto, molte volte devo dire, ho avuto molto piacere, che il pubblico era... ci sosteneva e si capiva che ci voleva bene. Lei questa sera suona con un enfant prodige del jazz, un ragazzo che ha 20 anni e già sono quasi la metà della sua vita che è sulla scena. È il futuro, ce la faremo a far continuare a vivere questa musica? Sì, guardi, è una cosa, intanto quando ho cominciato io a suonare non esisteva niente. Non c'erano dischi, sì c'erano i dischi ma io non li avevo, e adesso c'è tutto, ci sono le scuole, ci sono i metodi, infatti c'è una gioventù, una fauna giovanile che suona in una maniera stupenda, non solo nel jazz, anche nella classica, perché ci sono dei sostegni, ci sono le scuole anche. Questi due ragazzi con i quali sono stasera, ma sono emozionatissimo, perché hanno fatto in brevissimo tempo dei passi da gigante. Sono celebri in tutto il mondo e quindi porteranno alto il nome del jazz italiano, perché veramente, dicevo prima, c'è una fauna giovanile che è straordinaria.